Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale... Scusa, ricomincia dicendo dal Vangelo secondo Luca, non guardando qui, ma guardando il foglio. Attenzione. Io lo faccio sempre guardando lì, però, No, adesso lo faccio guardando lì. Adesso lo faccio guardando il foglio? Sì. Ok. Allora... Vangelo di domenica 31 dicembre 2023, Luca 2, 22 e 39, 40. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava pieno di grazia, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. In questa domenica, che per noi quest'anno, per questo calendario un po' strano, è anche l'ultimo giorno dell'anno, celebriamo la festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Una famiglia come tante altre famiglie. Ascoltiamo in questo breve Vangelo la normalità di questa vita familiare. Da ebrei osservanti e pii, Maria e Giuseppe portano a Gerusalemme il bambino, il loro maschio primogenito, per presentarlo al Signore, la festa della presentazione che vivremo il 2 febbraio. E poi tornano a casa, dopo aver compiuto tutto quello che si doveva fare, ritornano a Nazaret, nella loro città, che in realtà era un paesino piccolissimo, sperduto in mezzo al nulla. E lì Gesù cresce e si fortifica, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era con lui. Ecco, per 30 anni questo è sempre molto impressionante, quando si riusciva ad andare a Nazaret, pensare a questo. Il Signore viene sulla terra a salvare il mondo e per 30 anni, quindi la grandissima parte della sua vita, non fa niente di particolare. Cresce, va a scuola, va nella sinagoga, gioca con gli amici, poi man mano che cresceva sarà andato a lavorare con suo padre, lì vicino c'era una città che, vicino a Nazaret, una grande città a 45 minuti circa di cammino, quindi vicino per i tempi, ecco, c'era una grande città che veniva edificata, molto probabilmente Gesù e Giuseppe hanno lavorato, quindi una famiglia che vive la quotidianità. Ecco, è molto bello per me pensare che questi 30 anni Gesù ha condiviso e salvato la nostra quotidianità, la nostra quotidianità familiare, il lavoro, lo stare insieme, il silenzio, le difficoltà di comunicazione. Sappiamo che a 12 anni, vero, Gesù fa la sua scappatella, diciamo così, che viene smarrito nel Tempio e non lo trovano più. Ecco, una normalità, nella normalità delle nostre famiglie, Gesù è lì. Gesù, Maria e Giuseppe, una famiglia come tante altre, ma una famiglia che ci insegna ad ascoltare Dio, a pregare insieme, a guardare il Signore dentro le difficoltà per superarle insieme con Lui, a cercare la Sua volontà e il Suo progetto su questo figlio e sui nostri figli, a cercare di costruire e ricostruire sempre i nostri legami, che tante cose esterne ed interne ai nostri rapporti cercano di spezzare, e purtroppo spesso si spezzano questi legami, ma non siamo abbandonati. Nella nostra normalità e nella nostra fatica quotidiana il Signore ci accompagna, è lì, con la Sua parola, con la Sua grazia, con la Sua Eucaristia, con il sostegno degli amici, attraverso tante cose. Il Signore condivide, ha condiviso e condivide il nostro cammino. Chiediamo per tutte le nostre famiglie la grazia di avere la presenza di Gesù in mezzo, nelle nostre case.